offrirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Liberi, da sempre siamo liberi, da tutto e niente liberi, per sempre noi. Cari amici, benvenuti alla traversata. No, non sono diventato matto, no, la traversata non è diventata un canale musicale, però è con questa canzoncina che mi sono risvegliato stamattina. È una canzoncina, tra l'altro, di qualche anno fa, il gruppo si chiama Sonora, si chiama, penso, e parla di un tema che mi sta molto a cuore. Allora, molto probabilmente perché Padre Pier già ne parlava un po' ieri, di questa libertà che abbiamo rispetto al nostro passato, e che ci dà potere quindi sull'istante presente e ci aiuta a preparare il nostro futuro. La libertà è un tema che mi sta molto molto a cuore e che facilmente posso inserire in accordo con tutta la Chiesa al centro della mia fede. E questa libertà che purtroppo io personalmente per tanti tanti anni l'ho confusa con qualcos'altro, e immagino che sia una cosa che colpisce un po' tutti quanti e tutti, anche io ancora, dobbiamo proseguire nella scoperta della vera libertà. Ora, se mi permettete questa condivisione, vorrei condividere con voi le cose che ho scoperto rispetto alla libertà, ed è che spesso confondiamo la vera e propria libertà con la semplice capacità di determinarsi per una scelta X, piuttosto che una scelta Y. E se è vero che questo fa parte, è parte integrante della libertà e denota già in sé una grande potenza, non fa il tutto, perché personalmente non mi sentirei di dire che qualcuno che decide di drogarsi stia facendo una scelta libera. Sicuramente sta utilizzando quello che possiamo chiamare, per fare una distinzione precisa, il libero arbitrio, quindi quella capacità di determinarsi per una scelta X, però non lo sta facendo in modo da ottenere ciò che è primario nella sua vita. Già l'avevamo detto, mi sembra, in un altro video, la vita è ciò che c'è di più prezioso, ed è anche per questo che in un momento come questa difficoltà che stiamo vivendo, la vita è al primo posto e tutte le azioni sono mirate per difendere questo diritto fondamentale e inalienabile. E questo diritto lo si difende e lo difendiamo noi stessi con le nostre capacità interne, e la libertà è una di quelle capacità che è al servizio della vita. E quindi non potrei qualificare di veramente libero qualche cosa che è soltanto decisionale, ma che non sta al servizio di una causa più alta. Penso che, come tutta la scuola, la fede cattolica, che la libertà sia qualcosa di molto molto più profondo e che è al servizio del vero scopo dell'uomo. Ora, se è vero che la vita è diciamo il valore primario, l'obiettivo che l'uomo ha da raggiungere, e questo è universale per tutti, quale che sia la loro religione o la loro etnia, è essere felici. Ancora non mi è mai capitato di incontrare qualcuno che avesse il coraggio di dirmi: io vivo per essere infelice. Se voi ne trovate, spero di non poterli leggere nei commenti, ma condividetelo con noi. Tutti vogliono essere felici, e dunque la libertà, che è diciamo la potenza massima che abbiamo a disposizione come esseri umani, è quell'arma che utilizziamo per raggiungere questo obiettivo. E quindi tutte le nostre scelte vanno a incidere in maniera positiva o negativa circa questo obiettivo. Ora, da lì tutta l'importanza di vivere bene nella libertà, tutta l'importanza di mettere a frutto tutto ciò che si impara per prendere
buone decisioni, per prendere delle buone determinazioni e quindi mettere questa capacità di base che io stimo essere la parte superficiale della libertà, al servizio di tutta la causa, di ciò per cui siamo fatti. E in un momento come questo, in un momento come quello del Covid-19, con questa emergenza che continua ancora, i morti sono tanto alti, anche se stanno abbassando i dati sono molto incoraggianti. E all'inizio di questa fase 2, già ieri, andando a fare il rinnovo della mia carta d'identità, ho visto tantissime persone in giro con la mascherina, sfortunatamente non tutti. Mi domando, ma com'è possibile che ci siano persone che decidano liberamente di agire contro quello che è il benessere comune? Ora, lungi da me di esprimere un giudizio su queste persone, ma mi sono chiesto, ma qual è la causa che permette alle persone di prendere una decisione che è così in maniera manifesta contro la loro stessa libertà profonda? E ho trovato soltanto una risposta, e mi piacerebbe poter leggere cosa ne pensate voi. Penso che l'unica risposta a questa mancanza di libertà, che a volte manifesto anche io in altri settori o in altre cose, è la non conoscenza. Non voglio dire soltanto ignoranza, perché nel momento in cui uno ignora e non è colpa sua, non saprei imputare appunto una qualche colpa intenzionale, ma la non conoscenza è qualcosa che a volte è anche deciso, nel senso che decido di non conoscere, come si diceva un tempo, un proverbio che tra l'altro non trovo neanche tanto giusto, che dice beata ignoranza, perché per il fatto di ignorare determinate cose, noi diciamo siamo liberi da tutta una serie di ragionamenti e la vita sembra scorrere più facile. Invece no, perché per poter accedere a una vera e propria libertà si dovrebbe essere a conoscenza di tutte le implicazioni che le nostre azioni hanno, e quanto mai in questa fase della vita in cui ci troviamo confrontati a una minaccia nuova e che ancora non tutti conosciamo, da lì l'incertezza di alcune scelte, eccetera, ma la nostra responsabilità è anche di prendere altre informazioni, di non stare sempre fissi su un canale, cercare le notizie su internet, cercare le notizie affidabili, verificare alla fonte le notizie per poter farci un'idea anche nostra, confrontarsi con altri modi di vedere, eccetera. Questo farà crescere ai massimi livelli la nostra libertà. La conoscenza fa crescere ai massimi livelli la nostra libertà, e questa è un'altra di quelle qualità di cui dall'inizio di questa traversata parliamo. È un altro di quegli aspetti positivi che possiamo tirare da questa prova per uscirne, per ricominciare sempre più forti, e con l'augurio che tutti possiamo essere ancora più forti, ancora più liberi. Vi mando un abbraccio e prego per voi. Ciao!